Appuntamento col destino. Oggi il TAR si riunirà per discutere nel merito della situazione di Teramo e Campobasso, escluse dalla Serie C dai vari gradi della giustizia sportiva, ma ancora speranzose di una sospensiva del provvedimento in via amministrativa. La via è molto stretta per le due società, ma non è impossibile. Col verdetto che dovrebbe arrivare in giornata e con Fermana e Torres spettatrici interessate della questione. Sono tre le possibilità contemplate rispetto alla richiesta fatta dalle società. Visto l'accoglimento dell'istanza cautelare di sospensione, che peraltro ha fatto slittare anche di qualche giorno consiglio direttivo e calendari, il Tribunale amministrativo, nella migliore delle ipotesi per il diavolo, potrebbe confermare l'ordinanza di sospensione e a quel punto la Federcalcio dovrebbe reinserire Teramo e Campobasso in Lega Pro, onde evitare una battaglia legale, impugnando una decisione che non gioverebbe davvero a nessuno. Non è semplice, ma c'è il precedente della Paganese 2016-2017, riammessa in Serie C proprio dalla giustizia amministrativa dopo l'esclusione da parte della giustizia sportiva. La seconda possibilità è l'accoglimento parziale della richiesta biancorossa, ovvero di quella parte che chiede l'inserimento del diavolo una categoria più giù, in Serie D. Infine la peggiore, che il TAR revochi l'ordinanza di sospensione anche della richiesta fatta in subordine, ovvero quella della Serie D, e a quel punto ci sarebbe la necessità di imbastire velocemente il bando per le manifestazioni di interesse per cercare di costruirsi una squadra totalmente nuova. È evidente che negli ultimi due casi ci sarebbe lo svincolo da parte dei giocatori attualmente sotto contratto, visto che si passerebbe ad un regime dilettantistico lasciando il professionismo, eventualità che, fino alla pronuncia, nessuno a Teramo vuole o riesce a contemplare. Certo, le criticità sono tante, come visto in questa lunga estate che ad agosto non ha portato nulla che assomiglia ad un discorso sul calcio o sul mercato. La situazione è di assoluto stand-by, si guarda a quello che accadrà oggi e poi si tireranno le somme. Comunque vadano le cose però, poi saranno le lancette dell'orologio a scandire il futuro del diavolo e se finora sono andate già a ritmo sostenuto, da domani correranno in maniera inesorabile.